Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sotto vostra richiesta, ecco la seconda parte del video 5 idee per rendere il tuo 2022, ma in realtà qualsiasi anno, più sano e più felice. La nostra mente funziona per abitudini. Fondamentalmente la nostra è una mente pigra, ama fare le stesse cose ripetitive perché in qualche modo la confortano, la fanno sentire sicura, protetta e a casa. Ma tante volte questa è un'arma a doppio taglio perché si possono creare delle abitudini negative e dannose che però semplicemente il fatto che siano abitudini vengono viste dal nostro corpo, dalla nostra psiche come qualcosa di confortante e di sicuro. Bene amici, la chiave per avere una vita più sana e più felice è sostituire piano piano con il tempo, ma in realtà basta anche poco, bastano 21 giorni per stabilire una nuova abitudine e 90 giorni per consolidarla per sempre, per avere una vita davvero molto più appagante e felice. Quindi l'intento di questo video, come anche quello del video numero 1, è quello di proporvi delle piccolissime abitudini, dei piccoli accorgimenti che possono essere implementati nella vostra routine e magari possono andare a sostituire abitudini non tanto sane che alla lunga ci stanno strette e ci fanno male. Quindi cominciamo dal consiglio, dall'idea numero 1: assumere periodicamente dei probiotici. Sappiamo dalla medicina olistica che l'intestino è veramente prioritario per la nostra salute. Mantenere un intestino felice significa avere un corpo sano e un corpo felice. Non solo perché potenziamo la capacità di sbarazzarci di tutte le scorie, di tutte le tossine, di tutti gli scarti del nostro corpo che non permangono nell'intestino e non si diffondono nel sangue, inquinandolo e rendendolo più sporco, ma anche perché avere una flora batterica che può essere appunto nutrita dai probiotici sana ci consente di avere anche un sistema immunitario forte e in ultima analisi anche un buon umore. Non so se lo sapevate, ma il 95% della serotonina, che è l'ormone del buon umore, viene prodotta dalle cellule dell'intestino. Quindi periodicamente scegliete un buon probiotico che abbia una composizione gastroresistente. Infatti, i batteri devono arrivare all'intestino senza essere uccisi dal pH gastrico, quindi la formulazione deve essere sempre microincapsulata o incapsulata in forma gastroresistente. E seguite le indicazioni della confezione prendendone uno o due al giorno per almeno un mese. Tanto lo so che me lo chiedete, quindi qual è la marca che personalmente uso? Mi piace molto la marca Bromatec, che è una marca italiana di probiotici pensati proprio per attecchire, aderire sul nostro intestino e quindi ripopolare alla lunga anche la nostra microflora. Non dipendiamo da quei probiotici, ma un po' rieduchiamo la flora batterica nella sua composizione. Inoltre mi piace molto che hanno delle formulazioni in cui ogni tipo di disturbo ha i suoi probiotici. Quindi ci sono i probiotici specifici per il gonfiore, piuttosto che per la diarrea, per la stitichezza o se abbiamo preso degli antibiotici o se soffriamo di candide e infezioni vaginali. Consiglio numero 2: dona il sangue. So che può sembrare strano e sicuramente è qualcosa di cui non tanto si parla in termini di salute e di benessere, ma vi posso garantire che donare periodicamente il sangue, anche se non possiamo donare il sangue intero, ma plasma, piastrine, comunque componenti, ci aiuta da una parte a rigenerare il nostro corpo, a dare un input al corpo di autoguarigione, di autoproduzione di nuovi elementi sanguigni. E in qualche modo a pulire il nostro sangue da ciò che è lì per troppo tempo. Questo è un consiglio che do specialmente agli uomini. Di fatto la natura ha previsto nella donna, che di fatto vive di più dell'uomo, forse anche soprattutto per questo, di avere il ciclo mestruale, no? Quindi comunque di avere già un ricambio maggiore di sangue rispetto all'uomo. Ma in realtà anche le donne possono donare il sangue. Io, che sono stata anemica per tantissimo tempo nella mia vita, ho risolto soltanto in tempi recenti, ho sempre donato plasma e piastrine, quindi senza andare a incidere sulla quantità dei globuli rossi. Inoltre, donare il sangue è un atto bellissimo che possiamo fare per gli altri, per persone in difficoltà che hanno bisogno appunto di terapie trasfusionali. E ultimo beneficio, non per ultimo, è anche un modo per monitorare i nostri valori ematici, perché chiaramente siamo seguiti, siamo costantemente monitorati nella qualità del nostro sangue, quindi è anche un modo per prenderci cura di noi stessi in modo extra. Personalmente vado a donare ogni 2 mesi i componenti plasma e piastrine all'ospedale di Careggio a Firenze, quindi se avete voglia di unirvi a me, perché non ci andiamo insieme? Terzo consiglio:
evita l'esposizione alla luce blu almeno un'ora prima di andare a letto. La luce blu è la cosiddetta luce proveniente da tutti i dispositivi elettronici, soprattutto computer e telefonino. È stato proprio visto con studi scientifici che chi va a letto, soprattutto dopo le 11 e dopo essere stato una serata a lavorare al computer o a guardare qualcosa sul computer o sul telefono, ha una qualità del sonno decisamente peggiore di chi invece si astiene dagli schermi almeno per un'ora prima di andare a dormire. Quindi se combatti con insonnia, difficoltà a prendere sonno o risvegli notturni, oppure anche quando dormi però ti svegli la mattina e non ti senti riposato, applica questo consiglio. In generale, anche per chi non soffre di insonnia, penso che questo sia un consiglio davvero molto utile per fare qualcosa di alternativo e migliore rispetto a spendere la nostra serata davanti allo schermo. Parlate col vostro partner, fate un gioco da tavolo oppure leggete dei libri, che è qualcosa che fa sicuramente molto bene. E infatti il consiglio numero 4 che mi sento di darvi per rendere il vostro anno più sano e più felice è leggere libri. Ho letto una sconcertante classifica nei paesi del mondo in cui si legge poco e l'Italia è uno di quelli messi peggio. C'è ben il 60% delle persone che non legge neanche un libro in un anno intero. Ok, non dovete fare come me che ne leggo circa 100 l'anno, perché comunque io leggo tantissimi libri di salute e benessere anche per il mio lavoro. Però è qualcosa di estremamente benefico per la vostra mente, per la capacità di concentrazione, di attenzione e anche per il nostro stato di umore, decidere di prenderci una pausa da tutto e da tutti, magari andare in un parco, prendere un bel libro e leggere anche semplicemente 15-20 minuti al giorno. È come una meditazione, fa benissimo per ansia, per depressione, per tutti i disturbi nervosi, perché ci dà modo di concentrarci su qualcosa che da una parte ci distrae, ma dall'altra ci può anche formare, soprattutto se leggiamo dei libri magari inerenti a salute e benessere. A te piace leggere? Stai leggendo qualche libro interessante? Sono sempre alla ricerca di nuovi titoli, quindi se è così scrivimi cosa stai leggendo nei commenti, sono super curiosa. Quinto e ultimo preziosissimo consiglio che vi piacerà tantissimo, almeno a me piace tantissimo farlo, è ballare. Trovate almeno 10 minuti al giorno per ballare. Non dovete essere dei ballerini, semplicemente muovete il vostro corpo al ritmo della musica. Quando fate qualcosa, anche mentre cucinate, anche mentre pulite, semplicemente accendete la radio, scegliete una canzone dal vostro telefono e muovetevi un po', lasciate andare ogni pensiero e siate lì con il vostro corpo a esprimere la vostra grazia. A me piace tantissimo ballare con i miei bambini quando tornano da scuola e magari sono stati fermi tante ore a sedere, o anche noi stiamo tanto tempo a sedere in ufficio piuttosto che in macchina. Abbiamo davvero bisogno di muovere il nostro corpo, di saltare, di correre, di lasciarci andare, e farlo al ritmo di musica è qualcosa di estremamente terapeutico sia per la nostra psiche che per il nostro fisico. E quindi semplicemente accendo la radio oppure metto una playlist da Spotify, che i miei figli hanno tutte le loro canzoni preferite, e ci mettiamo a ballare insieme. Ho cominciato a ballare con i miei figli sin da appena nati, che li tenevo in collo e ballavamo insieme al ritmo della musica, e vi posso dire che i miei figli adorano la musica, per loro è fondamentale come parte della loro vita, ma come lo è anche per me. Ballare 10 minuti al giorno mi dissipa totalmente lo stress, le tensioni fisiche, è molto scaricante e vi sfido a ballare senza sorridere. Quali di questi consigli stai già applicando? Oppure, quali di questi consigli pensi che possa esserti più d'aiuto in questo momento? Fammelo sapere nei commenti, mi piace davvero leggervi e sapere il vostro feedback su quello che dico. Quindi ci vediamo nei commenti o al prossimo video. Ciao ciao!